Asia è una persona particolare, nel senso che è molto brava a rompere le scatole, ma molto brava a rompere le scatole, però al di là di quello è una persona che a me ci tiene tantissimo, come io tengo a lei. E ci siamo conosciuti, cioè ormai sono 9 anni che stiamo insieme e ci siamo conosciuti, tra virgolette, un po' per caso. Abbiamo iniziato la nostra storia, tra virgolette, un po' per caso ed è nato tutto. È una persona molto speciale per me perché è una persona che insieme siamo cresciuti, insieme abbiamo costruito una famiglia, insieme abbiamo costruito una casa e quindi so per sicuro che è la donna della mia vita. Questa celebrazione da tempo si stava pensando e questa celebrazione la si è voluta e la stiamo ora vivendo come un momento di arrivo di un cammino, no? Da questo punto di vista, in fondo il matrimonio credo che sia contemporaneamente un punto di arrivo e un punto di partenza, perché riassume tutto ciò che si è vissuto, no? Fino a qua e dall'altra parte rilancia il resto della nostra vita con un significato nuovo. E quindi credo che il matrimonio come base fondativa di una famiglia cristiana sia di una famiglia solida e unita sia importantissima. Lo sarà per voi, ne sono sicuro, ma credo che lo sia anche proprio per la società, anche per gli altri, per esempio per i vostri parenti, per la parrocchia, per la chiesa, ma anche per la società. Cioè, poter contare su delle persone, no, che scommettono sul loro amore, sulla loro fedeltà e guardano anche al futuro con fiducia, tanto da mettere al mondo dei figli. In un contesto come quello di oggi, no? Pandemie, guerre, cattiverie di ogni genere, non parlo della politica perché ci sono le elezioni, no? Ma insomma è tutto molto così preoccupante, eppure noi guardiamo con fiducia al futuro, innanzitutto perché sappiamo com'è il nostro cuore, penso, no? Insomma, anche se ciò che è umano è sempre provvisorio, diciamo, ma soprattutto perché confidiamo in Dio. Lui sì che è roccia stabile, può dare alle nostre vite una certezza, una continuità, una solidità particolari. Luca è il contrario di me, il contrario, il contrario. Io sono quella timida, lui è Luca. Lui è Luca. Lui è più paziente, io no. Io prenderei a pugni le persone, lui no. Lui non si vergognerà a fare questa cosa, io sì. Da quell'attenzione che non ti aspetti. Anche il bigliettino al mattino, magari esce, va a lavorare, ti scrive il bigliettino e ti dice buongiorno. E tu sei contenta, capito? Sono le piccole cose. Anche perché se mi fai una cosa grande, no, mi vergogno. Asia e Luca, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Asia, siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e quelli anche che avete già, e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, datevi la mano destra ed esprimete il vostro consenso.
Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Luca, accolgo te, Asia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Asia, accolgo te, Luca, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi in Cristo il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Asia, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I used to rule the world, sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to roam.
couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Allora, Luca, aspetta, un attimino, ci va? Aspetta, facciamo un po' di un colpo di ca... Un applauso, bravi! È emozionante, eh? Allora, Luca, se penso alle cose belle che mi vieni in mente subito tu, Luca, mi viene in mente il tuo sorriso, la tua allegria, la tua voglia di vivere, quella che più di tutti mi fa avanti tra i pensieri di questi giorni così importanti. Vederti all'altare pronunciare il fatidico sì è un'emozione indescrivibile. Sentirlo raccontare lo sarà ancora di più, perché ne parleremo per giorni, non solo come sappiamo fare noi, e riveremo assieme tutto, le emozioni per il vestito, per il riso e per tutte le emozioni che ti hanno creato questo matrimonio. Luca, se ne avremo di cose belle da dire, confete, l'uscita dalla chiesa e quant'altro, ti dico, ti voglio un sacco di bene, sei una persona speciale e dopo tutti questi anni che ci conosciamo, l'unica cosa che ti voglio dire è che ti voglio veramente tanto bene. Un giorno ci volteremo indietro e assieme guarderemo questo bellissimo momento e dei tuoi primi mesi da moglie. Ricordati perciò di vederli intensamente, di sorridere a tuo marito a mattino, di abbracciarlo la sera e di svegliarti vicino tutte le volte in cui servirà vicino lui. Adesso siete una coppia sola, due corpi e una sola immensa anima, infinita, infinite come sono le cose che farete, i momenti belli che vivrete e quelli brutti che supererete. Amica mia, davanti a te si è aperto un mondo che non puoi perderti e che devi scoprire anche nelle piccole cose. Vedrai che la quotidianità ti sembrerà diversa e che in ogni passo che farai, anche il più piccolo, ti renderà una donna più bella, più forte, una donna migliore. Yeah.
Il mio messaggio è dire a loro che vanno avanti come stanno andando avanti adesso, che hanno due bei bambini e spero che nel tempo non guasteranno nulla, perché insomma è una cosa che un genitore augura sempre al proprio figlio, come hanno augurato a me. 35 anni che sono sposato con lei, purtroppo. E andiamo bene allora. Vabbè, si può fare la battuta. E boh, spero che vadano avanti sempre, sempre così, via, sorridenti e affrontando le difficoltà. Le difficoltà della vita. L'importante è che le difficoltà ci sono, però bisogna affrontarle, non perdersi mai d'animo e continuare ad andare avanti, se si può, col sorriso, ecco. Che quello aiuta molto. E gli auguro ogni bene. Asia e Luca, finalmente siamo arrivati al traguardo che volevate tanto, desideravate tanto, e finalmente sono contenta anch'io che siamo arrivati a questa giornata. Vi auguro tutto il meglio possibile, perché siete due ragazzi fantastici. So che Asia è un po' che ti può fare arrabbiare un pochino, però siete una bella coppia, spero che siate felici per sempre con i vostri due bambini, che sono i miei nipotini. Un bacione grossissimo a voi due, vi auguro tanta felicità.